Ciao ragazze, buongiorno. Io oggi voglio svelarvi un segreto, il contouring. Il contouring è una tematica che è stata molto chiacchierata, molto discussa ultimamente, recentemente, nel settore beauty. Ed è veramente semplice, molto molto facile. Voglio mostrarvi che è davvero un gioco da ragazzi. Allora, andiamo a preparare la nostra base. Generalmente andiamo a illuminare la zona T, quindi fronte, naso, labiale, mento. C'è chi usa CC cream, BB cream, fondotinta. Io uso direttamente il correttore, sto usando questo, mi trovo molto bene di Marc Jacobs. Ok? Una volta fatta la nostra base, andiamo a fare un tipo i selfie quando noi diamo i bacini, no? Così, mettiamo proprio le labbra come se volessimo tirare un bacio. Ok, fatto questo, vediamo l'osso dello zigomo. Quindi prendiamo una qualunque terra, schiacciamo il pennello, ripetiamo il kiss, così. E schiacci. Qui sfumiamo, ok, avete visto già il contouring. Molto importante schiacciare il pennello e fare pressione sulla parte zigomale, proprio dove c'è l'osso. L'importante è che non scivolate troppo in giù, bisogna lavorare su metà osso. Così. Sfumiamo. Ripetiamo la stessa cosa. Nella parte sinistra, quindi anche qua. Schiacciare il pennello e marcare. Ok? Fino a metà zigomo. Sfumare. Schiacciare. Il gioco è fatto. Contouring fatto. Avete visto? È molto semplice, è facilissimo. Il contouring lo utilizziamo per scolpire, per dare dimensione, per fare un gioco di luci e ombre di chiaroscuri. Quindi è anche molto utile per i visi un pochino più tondi che vogliono delineare lo zigomo. Allora, amiche, al prossimo consiglio di bellezza.